48 ore che vi abbiamo dato. Buonasera a tutte e a tutti, grazie davvero di essere qui così numerosi e numerose. Grazie perché è un bellissimo giorno, sono gli ultimi giorni della nostra città, la città stiamo vivendo davvero ordinario. Il riconoscimento Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 è il riconoscimento che questa città merita, che la nostra comunità merita. Io credo che di questo tutti noi dobbiamo davvero essere orgogliosi. Il lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto la sfida che abbiamo davanti, il lavoro che dobbiamo fare, è un lavoro che deve vedere tutti noi, tutta la città, tutte le istituzioni. Ringrazio, qui sono presenti il Camera di Commercio, la provincia, ringrazio Don Renato, la diocesi, la regione Lombardia, che ha telefonato, il governo, insomma tutti noi dobbiamo uniti lavorare perché la nostra città non solo merita questo riconoscimento, ma ha la forza, ha l'ambizione di recuperare anche la sua appartenenza, l'orgoglio di una grande città, di una città che vuole essere maggiormente conosciuta, di una città che vuole migliorare, di una città che deve chiedere a tutti noi, a tutti i cittadini, alle sue istituzioni, di fare 10 volte tanto, molto di più e molto meglio di quanto si è fatto sinora. La nostra città merita questo riconoscimento. Quando il ministro ci ha premiato e mi ha chiamato a ritirare il riconoscimento, il premio, ha detto Mantova è una città bellissima. Lo ha detto al mondo, lo ha detto nei TG, la nostra città in queste ore davvero è su tutti i TG, sui quotidiani nazionali, ieri è venuta la BBC a Palazzo Te, è una grandissima opportunità per farci scoprire, per riuscire ad accogliere tutte le persone che qui arriveranno, ma per andare noi in tutte le case da dove c'è la voglia di scoprire una città straordinaria, unica, una città che la si può attraversare a piedi, una città che vuole tornare al centro dell'attenzione, al centro della bellezza e delle grandi sfide del nostro tempo. Questa è la sfida che noi abbiamo davanti e con grande determinazione, con grande umiltà, dobbiamo dirci che oggi questo riconoscimento ci dice che possiamo davvero fare tanto, che la nostra storia ci ha consegnato non solo un patrimonio, conquiste incredibili, ma ci ha consegnato il coraggio delle grandi opere, delle grandi sfide, il coraggio di una comunità piccola, ma una comunità tenace, orgogliosa, ambiziosa, che vuole tenersi stretta e che vuole costruire il nuovo tempo. Questo lavoro lo facciamo da subito, lo stiamo già costruendo e vogliamo moltiplicare quelle risorse, 1 milione di euro che lo Stato ci dà con questo riconoscimento. E anche per questo, l'ho già chiesto sui giornali, ma lo chiedo anche qui, tutti noi, tutte le forze collaborano. Chi può investire investa, la nostra città merita investimenti, attenzione, cura. Tutti coloro, le istituzioni che possono fare, che possono darsi da fare, si uniscono. Questa città merita di tornare unita a conquistare il suo futuro ed è quello che stiamo provando qui a fare anche con l'amministrazione, con questa giunta, che stiamo lavorando uniti per una città che davvero merita il massimo da parte di ciascuno di noi. Ed è per questo che abbiamo inteso in maniera sobria, e poi ringrazierò le persone, le realtà che ci hanno aiutato